Ascoltami bene, visto che mi stai guardando in un certo modo, perché non ci spostiamo e andiamo a sederci proprio lì? Sì, lì, in quella panchina che c'è là, dietro. Lì, là, insomma, dove c'è. Esattamente. Ma perché mi guardi così? Ascolta, visto che siamo in questo meraviglioso parco, forse il parco più bello di Milano, il parco Sempione a Milano, e adesso ci apprestiamo, anzi, ci siamo seduti finalmente su questa benedetta panchina e non vorrei che tu mi stressassi la vita oggi. Stressassi la vita proprio oggi. Sai che mi piace scherzare, no? Esattamente, mi piace scherzare fino a un certo punto, però, perché oggi di scherzo ce n'è ben poco. Sono indiscreto, perché sei giù? Per tutto quello che ti circonda, diciamo che per tutto quello che ci circonda e non circonda soltanto te, chiaro? Sì, esattamente. Senti, ti faccio una domanda. Lo vedi? Vedi cosa c'è di fronte? Stai vedendo la mamma anatra e i due anatroccoli che seguono la mamma anatra. La mamma anatra che porta a spasso i due anatroccoli. Ma ti chiedo di osservare un attimino meglio. Vedi soltanto il laghetto, vedi la mamma con i due anatroccoli o riesci a vedere anche oltre il laghetto? È una domanda. Spirito di osservazione lo chiamano. Hai ragione. Hai ragione. Al di là del lago, dall'altra parte del lago, c'è una mamma. Una mamma umana. Sta leggendo un libro, sta leggendo un romanzo, da quello che posso vedere dalla copertina. Una mamma che sta leggendo un romanzo e intanto i suoi figli giocano, un maschietto e una femminuccia. Stanno giocando. Secondo te quella mamma è felice? È tranquilla, potresti avere ragione. E invece, secondo te, la mamma dei due anatroccoli, come?
cosa, solo che noi non riusciamo a vederli, non riusciamo a percepirli. Ma ce l'hanno un'anima, riescono anche a comunicare tra di loro, anche se a noi non sembra. Potresti riuscire? È una domanda che ti faccio. Potresti riuscire a immaginare una differenza che c'è tra la mamma anatra e la signora che è seduta sulla panchina, là in fondo, là dietro? Che differenza c'è, se noti una differenza? Io sono tutte orecchie. Signora sta leggendo il libro e sta guardando ogni tanto i suoi bambini che giocano, il maschietto e la femminuccia, e fino a qua ci siamo. Con un occhio li guarda, è una mamma attenta. E secondo te la mamma anatra non è una mamma attenta, dato che i suoi due anatroccoli sono alle sue spalle, quindi non può vederli? Eh no, la signora è seduta con il libro in questo modo, e quindi se scosta un attimino il libro oppure lo abbassa, riesce a vedere i suoi figli che giocano, e appena si allontanano un attimino li richiama per tenerli sotto controllo. Mentre invece la mamma anatra è tranquilla, fiera, galleggia, nuota, si sposta. Si sposta e i suoi anatroccoli sono dietro, però è tranquilla. E perché questa differenza? Perché la signora deve tenere sotto controllo i suoi figli, mentre invece la mamma anatra no, non deve farlo. Quantomeno sembra che non lo faccia. Te lo sai spiegare? Vuoi che te lo spieghi io? Beh, la mamma anatra ha un sesto senso. Sente. Sente quello che sta accadendo. Sente quello che potrà anche avvenire. Sente quello che accadrà. E la mamma anatra è capace anche di sognare. E secondo te che cosa c'è nei suoi sogni? Che cosa vede? Che futuro vede per sé e per i suoi due anatroccoli che la seguono con affetto, con tranquillità? Che futuro può vedere? Non può vedere un futuro, secondo te? Perché tu dici è un animale? Beh, invece te lo dico io. Che futuro vede, pur essendo un animale? Vede un mondo in cui la terra è governata dagli animali stessi. Ripeto, sempre tra virgolette, la parola animali. Animali che comunicano tra di loro. Il cavallo, la scimmia, l'anatroccolo, l'elefante, la giraffa, il cane, la pecora. Quanti animali ci sono nel mondo? Ci hai mai pensato? Ecco, la mamma anatra sta immaginando quello. Lo sta sognando? Non lo so se lo sta sognando, ma immaginiamo che stia immaginando quello. Scusami il gioco di parole. Un mondo governato dagli animali, dove gli animali governano appunto questo mondo in cui ci troviamo anche noi adesso, seduti su questa panchina. O forse no, o forse è solo un sogno. Questo lo lascio decidere a te. Fatto sta che la mamma anatra sta prospettando qualcosa, sta vedendo qualcosa. Questo mondo governato da
tanti animaletti, da tanti animali. E quale potrebbe essere il futuro se il mondo fosse realmente governato dagli animali? Ci sarebbe più il denaro, allora non serve. Hai mai visto un elefante andare a pagare in un bar con gli euro, con il dollaro, eccetera? No, io non l'ho mai visto. Sarebbe un mondo senza soldi, un mondo senza denaro. Un mondo libero, un mondo più rispettoso, un mondo dove si vive, dove si caccia per sopravvivere, dove non si entra in un supermercato per comprare, dove non c'è l'invidia e la gelosia, dove l'amore è puro, dove l'amore non è falso, non è puerile, non è bigotto, è un amore vero. Ti faccio un esempio. Se un leone, perché un leone è un esempio, se un leone adocchia una leonessa parecchio più giovane di lei, ma lui non lo sa, cioè lui vede questa leonessa, viene attratto, la leonessa aspetta, la leonessa è attratta da lui, ma ci sarà una differenza di 20 anni, 25, anche 30, però si accoppiano. Ecco, il concetto, lascia stare, andiamo oltre il sesso, il concetto è che gli animali non si mettono a fare i conti sulle dita, gli animali non contano i soldi perché non li hanno, gli animali se devono amare, amano. Senza falsità, senza bigottismo. Ho in mente un'altra parola, ma adesso non mi viene in mente. È soltanto un esempio, quello che ti sto facendo. Gli animali non possono guidare auto, macchine, eccetera. Gli animali si spostano sulle loro zampe. Il serpente. Il serpente scivola, si arrampica, si arrotola, si inerpica sopra l'albero, riesce ad arrivare fino a su in cima, non ha zampe come tutti gli altri animali, però alla meta arriva. Questo è il mondo che la mamma anatra immagina, sta immaginando in questo momento, e sto cercando di fartelo immaginare e capire anche a te. Certo, noi siamo seduti su questa panchina, è una panchina di legno. Tu pensi che una scimmia abbia bisogno di una panchina di legno? La scimmia è il suo albero, salta da un albero all'altro. Ascolta, non è un mondo fantastico quello degli animali? Ammettilo, non ci hai mai pensato. È un mondo migliore del nostro. Ah, perché ti sto facendo questo discorso? Perché ti vedo giù di morale e ti sto facendo capire quanto gli animali vivino in serenità, in pace con loro stessi, si amano l'un l'altro, si rispettano, è vero, a volte si cacciano, dovranno pur sopravvivere, ma c'è anche l'animale che si nutre di frutta, di erba, ma il concetto è quello che si rispetta.
sei triste. Sono qui per sollevarti il morale, per elevarti a livello degli animali. L'hai capito che vivono meglio di noi, vero? Bene. Adesso osserva bene la signora. La siamo sempre qua seduti su questa panchina. Osserva la signora. Ti ho detto di osservarla, che cosa vedi? Guardala bene. Guardala bene in questo momento. Sto sempre leggendo il suo romanzo. Però le scende una lacrima. Le scende una lacrima. Le scende una lacrima sul volto, sulla guancia. Sì. L'hai notata? Mi fa piacere. E secondo te, perché a quella signora scende una lacrima? Perché? Quanto sarebbe bello poter entrare nella testa delle persone, vero? Quanto sarebbe bello poter entrare nella testa delle persone. Beh, io ci riesco. Ti sembra strano, ma è così. Quella signora va avanti per inerzia. Che cosa voglio dire? Va avanti per inerzia, che cosa vuol dire? La commossa, c'è un tratto che sta leggendo ed è stata, si è commossa. È un romanzo d'amore quello che sta leggendo e si è commossa. Sai perché? Perché sta ripensando ai vecchi tempi, quando era fidanzata, quando era più giovane, che poi non vuol dire niente, però era felice, aveva incontrato, pensava, l'amore della sua vita. E così ha frequentato questa persona, si è sposata e ha avuto dei figli, per farla breve. E oggi si ritrova come noi, seduta su una panchina, esattamente come noi, ti ripeto, seduta su una panchina, seduta su una panchina, a leggere questo romanzo. È arrivata ad un tratto del romanzo dove qualcosa l'ha colpita all'interno, nell'anima, giù, dentro, e adesso sta piangendo. Si è commossa. Capita a noi esseri umani. Pensi che non capiti anche agli animali? Ti sbagli. Si commuovono anche loro. Pensa al delfino. Poi te lo racconterò, è una lunga storia. La storia del delfino. La storia del delfino è una lunga storia e te la racconterò. Si è commossa quella donna. Si è commossa. Perché è delusa. Alte, ma non soltanto da quello che ha letto, dalla sua storia, da quello che sta vivendo attualmente, da quello che sta vivendo da una persona che fondamentalmente non c'è più ed è e sta con lui per i figli. Può darsi, e forse fa bene. Lei ci crede, lei ama i propri figli, lei ci crede, li ama, ma li ama davvero, e quindi sta insieme a questa persona per i figli. E che futuro immagina invece questa donna, questa signora, per i suoi figli, a differenza dell'anatroccolo, a differenza della mamma anatroccolo? Che futuro vede? Che futuro immagina?
situazione personale e tanti altri fattori la stanno abbattendo moralmente. Ma come io sono qui a parlare con te seduto su questa panchina per tirarti su il morale, non cercare di tirarti su il morale diverso, ma per tirarti su il morale, per elevarti all'ennesima potenza, perché noi siamo potenza. Se tu non lo sai, siamo energia, siamo potenza, siamo forza. Quella mamma sta sbagliando tutto esattamente come te. Come te. Siamo seduti su questa panchina. Siamo in questo parco bellissimo. La natura, all'ombra, fortunatamente, perché fa abbastanza caldo. Ma possiamo immaginare un futuro migliore, anche perché il futuro sarà migliore. Ma sai, dipende da te, dipende da lui, dipende da quell'altra persona, dipende da diversi individui, da diversi soggetti. Ma noi non l'abbiamo capito, ci facciamo appintolare da tutto quello che ci dicono, da tutto quello che, da tutto quello che avviene, non riusciamo a rimanere in una situazione positiva. Dobbiamo per forza andare dove va il gregge. Il venerdì sera dobbiamo per forza andare in discoteca perché ci vanno tutti. Idem il sabato sera, o viceversa, dobbiamo andare a farci l'aperitivo. Ma gli animali queste cose le fanno? No, dico, per tornare a te e per magari riuscire a parlare con quella signora mi piacerebbe tanto, ma non posso perché sono distante. Non posso parlarlo. Posso soltanto mandarle energia positiva, con tutta la mia forza, come sto facendo con te. Tu pensi di aver bisogno veramente della discoteca? Quando esci dalla discoteca, come ti senti? Cosa ti è rimasto in mano? E secondo te l'aver conosciuto una ragazza è un qualcosa che ti eleva, che ti fa sentire positivo, che ti porta oltre le nuvole? Hai capito ben poco, hai capito ben poco. E io sono qua per cercarti, per cercare veramente di farti elevare, di andare sopra le nuvole. Non è una persona, non è quella singola persona che tu hai conosciuto in discoteca che ti cambierà la vita. Quella persona che tu hai conosciuto in discoteca, la vita te la può cambiare per 2 ore, per 3 ore, 5. Forse, 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 e dico forse, per una settimana. Ma poi ritornerai nella situazione in cui ti trovavi prima, esattamente come si trova quella signora che è laggiù, esattamente come si trova quella signora che è laggiù con le sue sofferenze e non riesce a vedere oltre, non riesce a cambiare il suo stato. Per quello ti sto parlando e la sto osservando. Non riesce a cambiare il suo modo di essere, a dare forse un taglio alla sua vita. Un discorso pesante, vero? Un discorso che quasi non riesce a comprendere. Questo paragone tra il nuovo mondo, ipotetico nuovo mondo, governato dagli animali. Sarebbe un mondo senza inquinamento, sarebbe un mondo migliore, non voglio scendere in particolare. Sarebbe un mondo soprattutto di positività, perché loro non conoscono l'abbattimento morale, quello che stai provando tu in questo momento. E io sono qua, te l'ho detto, per darti una mano, per tirarti su il morale. Vorrei parlare con quella signora se potessi, perché mi dispiace vederla piangere,
riuscire a leggere nel suo cervello. Non ho capito. Potrebbe anche essere un sogno questo. Potrebbe anche essere un sogno. Potrebbe anche non essere vero che io riesca a leggere all'interno del suo cervello. Però lo sto facendo, come mai riesco a leggere anche nel tuo di cervello? Perché riesco a percepire le emozioni che tu mi stai trasmettendo in questo momento mentre mi stai guardando? Perché sei abbattuto? Perché sei giù di morale? Il mondo sarà migliore. Il mondo sarà bellissimo. Il mondo, tu domani lo vedrai in un altro modo, anzi, tra qualche ora, quando ci alzeremo, ci incammineremo verso casa, apriremo la porta, io aprirò la mia porta di casa, tu aprirai la tua porta di casa, ma vedrai le cose in un altro modo, comincerai a vedere il bicchiere mezzo pieno, e non mezzo vuoto come stai facendo in questo momento. Perché? Perché hai parlato con me, perché mi hai ascoltato, hai avuto, bravissimo, hai avuto la pazienza di ascoltare il mio discorso, di ascoltare questi paragoni che ti potrebbero sembrare assurdi, ma non lo sono. Ti ha fatto piacere e quasi impressione vedere un mondo governato dagli animali. Gli animali siamo noi, siamo animali intelligenti, solo che tutto quello che abbiamo costruito fino adesso, tutto quello che ci stiamo godendo o distruggendo, ce lo vogliamo noi. Non siamo più capaci di vedere la positività, non siamo più capaci di vedere la gioia, la felicità, di viverla, quella che abbiamo dentro, quello che abbiamo dentro di noi. Non siamo più capaci. Lascia stare la discoteca, prova per un mese a evitare le discoteche, a evitare i pub, prova ad andarti a fare una camminata, una passeggiata, prova a simulare quella mamma anatra che nuota. Fai esattamente come lei, pensala, farla entrare nella tua testa, la mamma anatra che nuota e dietro ai suoi piccoli è tranquilla, serena e felice, perché non ha bisogno di denaro, di soldi, non ha bisogno di discoteche, non ha bisogno di macchine lussuose, non ha bisogno assolutamente di nulla. Vive e non pensa a quando dovrà morire, a quando starà male, non pensa negativo. La mamma anatra è lì che devi arrivare a pensare come lei. Non sei capace? Ce la puoi fare, perché possiamo farcela tutti. Possiamo farcela tutti. E adesso ci alziamo da questa panchina e ti vedo già con gli occhi che brillano, ti vedo già più felice, sereno, e questo mi fa piacere. Grazie. Andiamo a casa. E a un certo punto prenderò la mia strada e tu prenderai la tua. E a un certo punto, come ti ho detto prima, aprirò la mia porta e tu aprirai la tua porta. Ma quando aprirai la tua porta, tra qualche minuto, tra un'oretta, quello che è, la casa sarà diversa, vedrai tutto diversamente.